Signori, bentornati allo streaming. Come al solito, ridiamo subito voce ai personaggi. E ecco il webcam. Non farlo! Non farlo! Basta, non ce la possiamo fare. Ringrazio Bandiera Guardino per lo sfondo. Grazie, Guardino. Però ci sono poche tette in questo sfondo, Guardino. Ci mettono le poppe in giro a caso. Così è bello. Dai, andate, slug slog è il vostro momento, perché il vecchietto sta correndo dall'altra parte. Il Tolde okay. In adorazione, quindi allora niente, prendiamo in ostaggio la regina e cominciamo a minacciare lì gli altri Abbassate le armi, così, abbassate le armi, troie, o altrimenti spezziamo... Monelle, abbassate le armi, infilo il bastone in cuore. Io la butto lì, invisibile, proprio così. Hai fatto 7, hai meno 1, ti sì. Ricordo. Che cosa prendi? A tiro. A tiri sì. Sa che inizia a prenderti delle scarpate nel culo, Edo. Vedi la regina che guarda e ti no, ferme, ci servono i peni, ferme, nessuno faccia niente. Allora. Davvero dice davvero? Vabbè, io quando io dico una cosa, voi immaginatevela in versione fantasy medioevaleggiante. Quindi no, ti prego, placatevi, placatevi. Ci servono i membri, così. Ferme donne. Ferme donne, non alzate teste le vostre i vostri archibugi a freccia. Ci servono i membri degli uomini. Gli archibugi a freccia, no però, cazzo. Gli archibugi a freccia, Rexen, ma vaffanculo. Vabbè, per dimostrarvi che non scherziamo, se tagliamo un braccio. Via, procedi. Così tagliato un braccio alla regina dei Driadi. Tagliamo un braccio, sì. Siamo morti, con morte. È di legno. Eh? Aspetta, io devo capire cosa sta facendo Luca. È un archibugio a freccia. Bravo! Non capisco. In realtà la prima impressione è che fosse un pene, però poi sono esatto, zitto. A freccia. Fermate gli archibugi a freccia, perché ci servono gli archibugi a spruzzo, giusto? Questo è più o meno. Tra l'altro, Rex, ti faccio notare che i due tosoni, Slug e Slog, hanno armi da impatto e devastanti. Sì, okay. È vero. Quindi... No, non fare sta cagata. Vabbè, la regina ha parlato. I primi rapitori che dissero già tagliare lo staccio ancora prima di aver fatto le richieste. State fermi, shock! Facciamo una cosa, gli mangio un dito. Ma è fatto di legno! Bello. Ma fate le richieste prima di fare i cosi. Master, io sgattaiolo via a cercare i bambini, by the way. Sono pazzi. Chiediamo alla regina dove sono rimasti i bambini sopravvissuti, non castrati, non evirati. Perché loro ci tengono alla qualità del loro cibo. Esatto. Dove hai nascosto i bambini? Monella? Monella, dove hai nascosto i bambini? Io sono qui a pagare l'IMO. Un porco Giuda. Ma andate pure. Io vado a cercare i bambini. E i baldi grassoni, gli infanti non li tenemos qui. Perché è diventata spagnola? No, è un tentativo male andato di latino, quindi... Molto male andato! Sembrava portoghese, quindi è estremamente male andato.
E dove sono? Dove li nascondete? Dove sono? Gli infanti sono in basso, nelle profondità teste dell'albero. Adesso tu ci conduci da loro e tu allontani le tue guardie subito, se no ti stacco un altro dito. Vacca, muoviti. La regina fa: scusate, quale altro dito? Questo altro dito non gli ho staccato un dito. No. No, non mi sembra di avesse staccato. Vabbè, ok. Fa no, vabbè, le dita no. Todd alza un dito. Scusate, ma nel caso siete ancora interessati ad avermi come schiavo sessuale o per caso poi volete tutti morti? Giusto per sapere. Schiavi sessuali e poi morti. E prende mano la palestra. Quanto è vicino a noi, Todd? È abbastanza vicino. Ok, ti tiro un calcio in faccia. Il Todd, vecchio è andato, sappiatelo, diretto nelle Todd, profondità dell'albero. No, è vero, non lo fanno. Ti tiro un calcio, ti dico, sta zitto. Todd, okay. Metti una sprenfa in sfidare il pericolo. No, aspetta, sfidare il pericolo, prova a schivarlo. Ho tirato. Io voglio fare schivare il pericolo, ragazzi, che sennò muoio. Vai. Cioè, mi do un calcio e mi ammazza sul corpo. Comunque ho fatto 12. 11! 11 più 3! Ho fatto 11. Io ho fatto 14! Rotolo lontano. No, Billy ti aggrappa e ti porta via. Billy mi tira indietro. Grazie, Billy! Vabbè. Trasciniamo via la regina e gli diciamo: conduciti, portaci dai bambini subito, adesso. Sì, poi sì, che... basta che tenete per voi teste le vostre membra. Tu, vabbè, ok, non voglio continuare questo discorso. Andiamo nelle profondità dell'albero. Master, una domanda: io sono partito prima di loro. Sì. Riesco a trovare la strada oppure mi perdo? Tirami su saggezza. Boom, 8. Allora, non sei molto sicuro della strada, anche perché tu hai sentito nelle profondità dell'albero, ma poi esatto, effettivamente non è che tu sapevi proprio dove sono. Però, data la tua particolare esperienza con i bimbi, chiamiamola così, sento odor di frugoletti. Riesci a cattare, diciamo, l'olezzo suave dei bimbi e... Rex, mi assicuri che la fine dell'avventura è un'auto della polizia che arriva in custodia? Sì. No, perché io cancello tutto dagli hard disk. Sì. Ma siamo ancora sotto l'effetto dell'incantesimo. Sì. Sì, ma voi non fate del male a... A me. Ah, non possiamo... Siete miei amici. Siete suoi amici, appunto, okay. Basta. Per il resto agite in modo normale. Ah, per la chat. Infatti avete preso in ostaggio la regina. Per la chat, dato che qualcuno lo sta chiedendo, il mio livello di latino è rose, rose, rose. Quindi... finisce lì, inizia e finisce lì. Che cuote, mannaggia. No, il bello è che io so rose, 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 ma non so manco che cazzo di rose, rose, rose. È gelatina quella. Fragole. È gelatina di rose, rose, rose. Quanto era brutta questa. Sì, una freddura, allora. Freddura delle freddure. Cioè. Allora. Delle fragole in giro che ti mangiare. Sì. Ci sono delle driadi che si avvicinano con delle fragole e fanno: ti prego, il tuo turgido membro. Allora, con una manata... Siamo anche tutte le figate, non abbiamo schegge. Con una manata le scaravento via. Ne riparliamo dopo. Ne riparliamo dopo! È una figa! Sì.
Nel frattempo, beh, che voi scendete. Nel frattempo, il vecchio spaiolo riesce a trovare. Ah, come corre Bernard, corre così. No, è più carino tipo se si regge la sottana, no, dove avessi. Esatto. Invisibile. Riesce ad arrivare nella stanza dove sono tenuti i bambini. A guardia della porta ci sono due diriadi. Oi, boh. E mo cosa faccio? Master. Ricordati che giorni visibile. Lo so. Palla di fuoco. In un albero. No, su una triade che è fatta di legno. Dentro, sì, ma un, sei albero. Dentro un albero. E vabbè, i bimbi cotti sono sempre buoni. È un albero magico, non prende fuoco così. A parte che serve molto, molto fuoco per far prendere fuoco un albero così grande. Albero magico, ma palla di fuoco è magica. Sì, va bene. 13. 13, e attiro attenzioni indesiderate. E faccio 12 danni. Una driade viene spazzata via da, diciamo, viene bruciata via dai miei bambini. L'altra driade vede l'effetto che, diciamo, quello che è accaduto all'altra, a quella morta, e fugge con l'intenzione probabilmente di andare a chiamare le altre. Ah, apro la porta. All'interno della stanza ci sono numerosi una decina di bambini che vanno dai 5 ai 10 anni. Qual è il tuo target, zio Bernie? Il mio target è più sui 3, però mi accontento anche i 5. Dai. Io fine giornata, porco Giuda. Prima il necrofilo, adesso il pedofilo. Che veramente. Comunque, mi avvicino a uno dei bambini, lo tocco e gli faccio: piccolo, ammaliare persone. Il bambino è terrorizzato a morte. 7. Perché tutti conoscono zio Bernard. 7. Attira attenzioni indesiderate. Ammaliare persone funziona. È mio amico. Sì, ma prima o poi arriveranno tutte queste attenzioni insieme. Arriveranno tutte le triadi. Tocco lui, tocco me, invisibilità. Solo uno, Metzalvi? Sì. Perché? Che bastardo. 7. 11. Ok. Un'altra tira attenzioni desiderate. Ok. Porto via il bambino in un posto isolato. Mi faccio seguire. Ok. Nel frattempo, ragazzi, voi scendete insieme alla regina. Vedete una driade che corre via e fa urla in modo strano. Al fuoco! Membra affuocato e turgide, no? Affuocato e turgide? Ho sentito anch'io. Io certe cose non le faccio. Ano anche a te. Slime, state conducendo voi. Ma dov'è Todd adesso? Dietro di voi, mi sto seguendo. Ok, ma la driade? La driade invece è davanti a noi. La regina la state tenendo. Ma quella che è passata urlando. Dietro di voi. Ok, va bene, andiamo avanti. Ci facciamo condurre dai ragazzini, raggiungete la porta dei bambini. Notate che è aperta e vicino c'è un roba di legno bruciata. Ok, faccio così, tiro fuori il mio sacco e mi avvicino ai bambini e faccio: entrate dentro, forza. Prego. Disse l'orfo ai bambini. cioè tu entri e invidi i bambini a entrare in un sacco. Sì, così li minaccio anche un po'. Se non entrate, vi ammazzo. Tu. Sono i fratelli Slug e Slog che hanno creato le favole sugli orchi. Più o meno. Cioè,
La situazione è questa: è entrato un vecchio pedofilo che ha rapito un bambino e gli altri tentano di infilargli in un sacco due enormi orchi grassi. Bene, okay. Tiratemi su carisma, anzi no, su forza, va. Carisma è un po'... Aspetta, facciamo così, io tengo la regina, lui intanto carica il sacco. Cioè, nel senso, li afferro per la testa e li butto dentro il sacco, così. Quindi la parte di forza. Quanto possiamo prenderne? Ragazzi, sembra morto Twitch. Davvero? Okay. Sì, ma proprio morto Twitch il sito. Ah, ecco, a me non andava più. No, infatti a me non mi si aggiornava più la chat. Neanche a me, per quello che mi sono... Ok, ragazzi, fermiamoci un attimo. Facciamo una pausetta. Ok. Poi facciamo un piccolo riassuntino di quello che è successo dal momento in cui la chat si ricorda se Twitch riprende a funzionare. Di solito è una cosa leggera. Oh. Mica, speriamo che non sia un problema. Adesso non siamo più in live. No, siamo in live. Noi siamo in live, siamo connessi al live, eccetera, eccetera. Però Twitch, il sito in sé, non funziona. Quindi tu non puoi vedere il live, non puoi chattare, non puoi fare un cazzo. Ah, ok. Però ha registrato, in pratica. Sì. Okay, dai, l'importante è quello, al massimo c'è la registrazione. Yes. Perché la gente continua a fare... Sì, ma io se so. No, infatti 8 minuti fa si è fottuto Twitch. Va bene, pausa. Stanno scrivendo su Facebook? Uno ha scritto su Facebook. Va bene, andiamo in pausa intanto. Andiamo in pausa. Signori, allora, Twitch sembra continuare ad andare per chi non ha mai riavviato la pagina. Mentre per chi è riavviato, cazzi suoi. Probabilmente, comunque, quindi noi stiamo ancora registrando. E quindi potrete vedere quello che vi siete persi sul canale Dice Games Italia. Sì, sì. Yes. Quindi, ci siamo tutti. Ripartiamo, la chat sembra morta, però questo è perché Twitch è stronzo. Ragazzi, mi dispiace se non riusciremo a fare le domande di fine sessione. Esatto, questa è una cosa che mi dà veramente fastidio, perché volevo vedere le reazioni io che porto via un bambino. Dovevamo far parlare anche un po' i Tosoni, perché magari c'erano delle domande. Ho visto gente che comunque si è complimentata con voi, ragazzi, per i vostri due disegni e le due armi che avete inventato. Quindi immagino ci sarebbero state anche delle domande in merito, però vediamo tra quando finiamo, ragazzi. Vediamo quando finiamo. Speriamo si riprenda. Se si riprende, ok? No, diciamo che non durerà ancora tanto, quindi vediamo. Ok, Marco 4772 è rientrato e dice che gli funziona. Sì, infatti ho visto. A me dà 504 come errore adesso, quindi io continuo a provare per tenere... Ok. C'è gente che scrive in chat, va bene. Rex, mi sembra che i fratelli Slug e Slog stavano mettendo bambini dentro i sacchi facendo muha. Sì, allora, Edo se ha rubato un bambino di mano invisibile e i fratelli Slug e Slog stanno rapendo bambini inserendoli nei sacchi. Todd nel frattempo. Allora, Todd voleva darsi alla regina la rapita. Porca miseria. Vuole darsi alle druide, ma qui erano di membri infuocati e non gli piace la cosa. A lui i bambini non gli interessa portarli a casa giusto per pagare l'IMU, però ci sono questi cristoni giganti di mezzo. Slug gli ha già provato a dare un calcio e l'ha capito. Diciamo che Todd per ora se ne sta lì. Stanno arrivando altre driadi. Cioè, le driadi si stanno tagliando. Sì, ma loro continuano ad avere la regina. Sì, è ovvio. Però voglio sapere se siamo circondati da driadi. Sì, ovvio. Allora, Master. Sì. Quanti bambini stanno nel sacco? Tutti, dai. Li trascuro. La Madonna, tutti i bimbi del villaggio. Così con un sacco di diciamo così. Sono 10 bimbi. No. Sono 9. Uno è stato rapito dal vecchio maniaco, quindi sono in 9. Ok, prendili tutti tu. Ce la fai a portarli tutti?
Dentro lo sacco, sì. Però. Dentro lo sì, sacco. Beh, fermo. Quanto peserà un bambino di 5 anni? 15 kg? 20? Diciamo, fai particolarmente fatica e sei molto rallentato più di quello che sei dal, diciamo, dal grasso, ma sì. Ok. Lo puoi fare. Allora. Ok, mi carico il sacco sulla spalla ed esco e dico possiamo andare. Vabbè, scusate, ma voi cosa ci volete precisamente fare con i bambini? Un pugno a Todd. No, non è vero. Io lo fermo e dico, il tuo asino ci serve per portarci fuori di qua, capito? Quindi, o ce lo dai o lo convinci a portarci fuori di qui. Intanto mi tengo ancora la regina. Per quanto assurdo, ha senso. Quindi ok, io mi paro il fondo schiena. È grosso, ragazzi, però ve lo paro tutto. Via quel ciuffo di portarci fuori. Via. Yeah. Sì, c'hai ragione. Billy, come si esce da qui? Vai, vai, andiamo, Billy. Rifacciamo la strada fino all'esterno? Sì, ma siete comunque circondati da driadi. Vabbè, la regina. Vai. La regina è sempre... E mi potete fare tutto quello che volete, capito? E la regina fa, ferme i membri, i bimbi, ferme! No, c'è una strada più veloce, più sicura, che dia la regina. Aspetta, di alle tue ancelle di disperdersi. Mi dà un fastidio. Cioè, scusa, Slog conosce ancelle e disperdersi? Sì, infatti, mi sta diventando frustrato. Vabbè, di a quelle monelle di andar via. Monelle, toglietemi dai maroni! La regina è un po' esautorata. Sì. Scusa. Monelle, toglietemi testè dai maroni. Così è più... più o meno, bravo. Sì, sta meglio, è proprio... Com'è più epico così. Fa proprio di epico. Ah. Vedi la regina che fa... Fermi, manca un bimbo. Come manca un bimbo? E dov'è? Dov'è quel pervertito di zio Berni? Chi se ne frega, andiamo. Ma scusa, come, quanti erano i bambini, scusa? 10! Parla, donna, quanti erano i bambini? Scommetto che è stato quel mago pedofilo. Dai, andiamo, sì. Non sono pedofilo io, cascio! Ma cosa vuoi, sprecare un bambinello? Cioè, sì, dobbiamo andare a prenderlo. La tentazione mi dice di tornare indietro, però è troppo pericoloso. Vabbè, cominciamo con l'andarsene da qua, dai. E andiamo via. Nella foresta. E Todd li segue. E cosa deve fare, Todd? Luca, pensa, cosa farebbe... Sono incazzate nere. Non so dove perni. Oh, porco Giuda, che brutta situazione. Luca, pensa in questo caso. Cosa farebbe Wolfram se fosse qui? Giustizia! Ucciderebbe Slug e Slog con due marrovesci, però non sono lui. Io faccio in questa situazione un D8 di danni. Non fare di più. Gli unici che hanno preso iniziativa qua siamo noi due. Cioè, i bambini ce li abbiamo alla fine. Vabbè che ce li vogliamo mangiare, però. Vabbè, è una di quelle piccole sottigliezze. Mica tornano a casa questi bambini. Okay. Va bene. Allora, iniziate ad andare via. Bernie! Io cerco di portare il bimbo in un posto molto isolato, nel senso... No. Cioè, tipo, c'è... una camera, mi chiudo dentro a chiave senza che nessuno mi veda entrare, ovviamente, in un corridoio in cui non c'è nessuno. Non ci sono né porte né chiavistelli nella foresta delle Driadi. Vabbè, qualcosa, esco dalla foresta delle Driadi, mi metto in una radurina isolata, roba del genere. Ok,
sei uscito, sei invisibile con un bambino invisibile, siete in una piccola radura in mezzo agli alberi, cosa fai? Quanto sono distante dalla città, dalla città delle Driadi, dall'albero? 200 metri. Quanto sono visibile? Ovviamente sono invisibile. Se dovessi tornare visibile, quanto sono visibile? Zero, ovviamente. Ok, allora faccio un rituale. Ok. C'è un rituale che comprende ovviamente... C'è il disegno di Andrea Guardino del team, ragazzi. Lo so, l'ho visto ed è bellissimo. Comunque, il rituale comprende il... estirpare l'anima del bambino, e praticamente divorarla quasi. No, aspetta, cos'è okay. Che sta facendo? Cos'è che stai facendo? Estirpando l'anima del bambino e divorandola. Ah, vedi il vecchiettino, è peggio del... mi sa che hai un pochettino sbagliato il tipo di avventura. No, in realtà la mia si sposa molto, il mio BG si sposa molto bene con questa avventura. C'ho anche, avevo anche la motivazione per salvare i bambini, quindi... salvarli. Quindi mi devi dire, Lore, sì, una delle, cioè un tot, una o tutte delle cose per fare il rituale. Ti richiede un sacrificio di sangue. Mi taglio il polso, lo faccio cadere sulla fronte del bambino, cantando, cioè mormorando una litania strana. Cioè, oltre a essere pedofilo, sei anche satanista, bene. È una lezione di Satana. Ale Satana, Leppe, Pape, Ale Satan, così va bene. No, non è satanista. È solo magica. Per il bambino che fa cazzo, preferivo che mi amputassero il pene. Lo so, figliolo, lo so. Torno a parlare normale. Bene, il rituale sta facendo effetto. Ti rimane da uccidere il bambino. E poi gli metto una mano sulla testa e faccio shh, 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 e lo incenerisco con una palla di fuoco. Ok, tirami palla di fuoco cortesemente, vediamo se ci riesco a incenerirlo. Yes! 10, 9, meno 1. Ok, il bambino è cenere. Prendo un altro meno 1 continuato. Ok. No, perché un meno 1 continuato? Hai fatto 10? No, ho preso, avevo già meno 1. Meno 1, giusto. Quindi ho fatto, quindi 9. Meno... Yes. Ok. Ritorno, ragazzi, invisibile. Io... Ritorno invisibile. Tira per tornare invisibile. Nope. Nope. Cioè, diamine. Troppo potere, ho usato troppo del mio potere per questo. Non hai più invisibilità. Ragazzi, nel frattempo... Sei fottuto, vecchietto di merda! E indovina chi è il vecchietto rimasto appiedato senza un ostaggio? Inizio a muovermi verso la cittadina. By the way, non rimango lì. Ma sì, ma sai quante volte hai attirato attenzioni? Minchia, sì. Matteo, quando capirai con la mia storia del mio personaggio, capirai che ho dovuto farlo per forza. Sì, sì, ma mi sa che non esce il tuo personaggio. Vediamo. Questa... ho ancora molte palle di fuoco. Dovevi stare con Zoda. Anzi, no, fermo. Io non sono visibile in questa radurina, no? No. Però ci ho tirato attenzioni dentro. No, ho preso meno 1. Allora mi fermo per un'ora. Mi siedo lì, studio il libro, cerco di non essere visto, mi metto tipo nelle fronde, mi metto lì, studio il libro, mi rilasso, mi riprendo. Okay. Nel frattempo gli altri ragazzi? Cosa allora fanno? Allora io mi carico la regina di spalla
e comincio a correre, dico lui di seguirmi a piotta. Un salto, sì. Io salto su Billy e lo provo, li provo a seguire un pochettino da lontano. La regina nel frattempo fa bei cazzi, bei. dobbiamo capire qualcosa. Andiamo, dobbiamo capire che cosa vogliono fare quei partiti mangia contadini. Vabbè, tipo corriamo finché non li seminiamo, si può fare? Tipo le guardie delle altre driadi. Allora, vi ricordo che siete due ciccioni con un sacco pieno di 10 bambini, 9 bambini e una regina delle driadi addosso, che tentate di seminare delle driadi magre che passano tra gli alberi. Vabbè, no, direi di no. Allora, forse ho più probabilità io, ho probabilità più io, con Billy. Allora, mi libero di un peso, cioè stacco la testa alla regina e niente, così meno, prendo qualche bambino e corriamo. Scogliosi tu. Ok, vabbè, siamo facciamo così, qui. Aspetta. Anzi, aspetta, non abbiamo fatto. Sono dei trucidi. Io ho sbagliato una cosa, non ho chiesto l'allineamento. Della partita. Secondo te qual è il mio allenamento? Legale buono. Legale buono. Seguo solo ciò che mi dice Google. Era la prima ricerca su Google. Era come rubare l'anima a un bambino ed incenerirlo. Ascolta, vabbè, dobbiamo combattere, secondo me. No, facciamo così. Chiediamo alla regina se c'è un posto sicuro dove andarsene. C'è un sentiero, un posto in cui le driadi non passano. È vero. Possiamo convincerla, che ne so. Con un magheggio. Con un magheggio. La minacciamo. Esatto. È bellissimo. Ma possiamo convincerla, tipo, diplomaticamente? Minacciamola! Sì. Cioè, Io sono rimasto un po' più indietro. Le driadi mi hanno raggiunto o mi hanno lasciato in pace anche a me? Allora, aspetta, mi serve un attimo per ragionare su quello che è successo, perché la storia che avevo in mente era leggermente diversa da questa. Ok, ovviamente. È proprio leggerissimamente bene. Non ti stanno seguendo. Ah. Ok, io continuo a seguire da lontano i ragazzoni. Ok, scagliofo. Aspetta Rex, io mi giro verso Todd e gli urlo di venire più vicino, venire con noi, non cercare di andarsene. E dico, vieni qua. Devi notarlo. No, lo vedo? Sì. Ti giri? Sto madonna. Sono... Aspetta, ma quelle sono driadi! E sono invisibili. Bene, Todd, ti fanno segno di venire da loro e di non andartene. Non preoccupatevi, io vi curo le spalle da più lontano. Ho un'idea geniale. Sentiamo. Mentre scappiamo, bruciamo tutta la foresta che c'è intorno, in modo da creare un muro di fuoco. Volete bruciare la foresta? Io li ho sentiti. No, Io posso provare a dar fuoco agli alberi e alle piante che abbiamo vicino, in modo da creare del fumo, delle fiamme, in modo da coprire la fuga. Sì,
vuoi farlo? Per le stesse triade riescono a seguirci lo stesso anche se c'è il fuoco, oppure... Tecnicamente no. Ok, facciamo una cosa. No, ci fermiamo. E niente, io tengo distratte le driadi che stanno arrivando, mentre lui accende un fuoco. Facciamo così. Sì. Devo tirare qualcosa. Ma in che senso? Ci fermiamo. E niente, le driadi che arrivano le affrontiamo. Ma stai, che cazzo stai dicendo? Cos'è? Scappiamo con loro? Adesso si menano slog e slug. Iniziano a menarsi di cattiveria. Quindi fatemi capire: voi accendete un fuoco e date fuoco a un pezzo di foresta? No, guarda, facciamo così. Sì, ci fermiamo. Quello che volete. Anche a quelli che tanto ormai. Allora, fate presente questo: ormai la storia è andata. Quindi potete fare quel che cazzo. Pensa a portare a parte una campagna così, ma slug e slug mi rapiscano e uccidono qualsiasi cosa. Casino. Siete stupendi, ragazzi. Vabbè, senti, dai, combattiamo, non c'è niente da fare. Mi permetti di contraddirmi? Non hanno più la regina. Si inizia la rissa dei fratelli di quelle potenze. Va bene, va bene. Allora, ci fermiamo un secondo, il tempo che basta per me per accendere un fuoco, poi continuiamo a correre. Ok. Todd, vedi i due birastoni che accendono un fuoco? No, ma forza. Io so, ovviamente, abitando nella foresta, andando praticamente a caccia di Frodo in questa cazzo di foresta, che uno accende una foresta fa incazzare qualsiasi cosa verde all'interno della foresta. Giusto? Yes. Due. Invece che depistare, è un chiaro segnale di dove stai andando. Vabbè, non sono molto intelligente. Lui sta giocando il suo PG. Più o meno. L'unica cosa che sa fare è non cagare i coglioni a nessuno, cioè non rompere le palle a nessuno e sopravvivere. È quello che state facendo. Mio, fatti i cazzi tuoi. Fatti una foresta di cazzi tuoi. Fatti una foresta di tue. Mi sa che Todd vede la direzione dove stanno andando loro e tarella nella direzione opposta. Vai Ciochino, vai. Oh cazzo, è vero che quando lo cavalchi si blocca. Diamine. Ragazzi, riuscite ad accendere un fuoco? Continuiamo ad allontanarci. Le fiamme divampano oppure cioè divampano. Prendono un po' di alberi. Ok, cazzo, continuiamo a farlo. Qui scappiamo, prendiamo a correre. Sai, appena torna nonno Canna il trend. Se neanche per lui. Appena tipo vedi il trend che arriva. No, i miei fratelli. Saruman. E io esco e faccio. Che c'è? Zio Bernie, per gli amici, Saruman. Esatto. Zio Bernie ha avuto molti nomi. Bene, quindi... Però sono stati dimenticati. Esatto. Bernie, è passato un'ora. Ricordi gli incantesimi? E lontano vedi del fumo. Parecchio fumo. Invisibilità. Mi avvio verso il fumo. 13. What the fuck is... Okay. I'm so invisible I can't even see where I'm going. Tutta la foresta diventa invisibile con 13. What the fuck?
Bene, sei invisibile. Vai verso il fumo. Yes. Todd, stai andando nella direzione diversa, comunque dirigendoti da quello che sta lì verso la città. Ok. Anche perché sono io la guida, quindi se io dove andare. No, Billy è la guida. Vabbè, vabbè. È lo stesso, non preoccuparti, sono Diaz. La piata gliela do io però, alla fine della giornata. Brutto, volo di merda, andiamo. Vedi Billy che fa, ma le bollette le pago io, è efficiente. La spazzatura la porto fuori io. La figa ce l'ho io, zitto. Niam. mentre Ciccio Franco e Franco Ciccio continuano a fuggire dalle driadi mandando a fuoco. Ma dalla descrizione di Rex si capisce che non sa che cazzo combinare. Io mentre corro con la torcia do fuoco un po' a tutto. Tutto quello che vedi. Ok. Allora, dato che oltre a dare a fuoco la foresta ho dato fuoco anche al, diciamo, allo script della storia. Magicamente dal nulla vi ritrovate fuori dalla foresta. E la Driade ancora? La Driade è morta, gli è staccato la testa. L'ho uccisa. L'ha uccisa alla fine. Alla fine non l'ha uccisa. No, poi non, c'è, okay. Non l'ha più fatto. E quindi niente. Solo ovviamente siamo... in posti diversi. Dopo un po' di tempo riuscite a uscire tutti quanti dalla foresta. Ok. Che cosa fate? Io sto cercando Slog e Slug. Io vado nella taverna più vicina e più ubriaco. Dopo quello che è successo oggi, Todd per la sua vita quotidiana. Io sto cercando Slog e Slug. Lo farò anche io una volta finita la live, però. Le pecore o l'alcol? Le pecore o l'alcol? Entrambi. Bene, Slug, cosa fate? Allora, prendiamo un fuoco e cuciniamo i bambini. Cuciniamo i bambini, via. Impiziamo. Io potrei far arrivare anche un drago, ci sarebbe bene comunque, non so. Strafoghiamo. Via, tutto, una alla volta. E la Driade, e ci mangiamo anche la Driade, tutto. La Driade fa da contorno. Esatto. Bernie, zio Bernie, trovi Slug e Slog che stanno mangiando i bambini insieme alla regina delle Driadi. Io so qual è il dio che seguono Slog e Slug, anche se è un dio cattivo, piuttosto che... Somiglia a un maiale. Posso saperlo se questi barbari, comunque, questi di una tribù che mangiano la gente... La grande divoratrice. Sì, sì, è vero. Se te lo hanno detto, sì. Molto simile, esatto, sì. Una specie di dio che mangia tutto e tutti. Il dio divoratore, assomiglia. È vero. Allora, no, beh, mi riconosco la mia voce, no, non va bene. No, è vero, non hanno mai sentito la mia vera voce. Slug! Sono la grande divoratrice, o il grande divoratore, quel cazzo che è. Sono il vostro dio! Sono quel cazzo che sono, statemi a sentire! Hai sentito qualcosa? No, continuiamo a mangiare. No, lo sentite, lo sentite. Lo avete sentito. Sono invisibile, by the way. Smetto di mangiare e mi guardo intorno intimorito. Ci guardiamo intorno, sì. Cosa state facendo, Slug?
Nutrendo. Stiamo facendo quello che facciamo sempre. Esatto. Tentare di mangiare il mondo. Bravi. Questo è il nostro credo. Ma dovete dare un pegno al vostro dio. In che senso? Ormai che ho finito tutto. No, non li ha finiti tutti, la Madonna. No, cazzo. Quanti ne ha mangiati? Quanti ne ha mangiati? Tutti, no, sono tutti morti, pensavo, Sì, quindi, sono già tutti morti? Mi sa di sì. Sì. Fuck. Stiamo spulpando loro. No, niente, continuate così, ragazzi. Me ne vado. Grazie. E se vedete Bernard, dite che gli devo una birra. E me ne vado. Cazzo, allora, devo fare? Torno in... dato che tecnicamente i bambini sono morti, la regina delle Driadi è morta, la foresta, l'antichissima foresta di Karas è io direi che Bernard cambia città e nome. Quello come minimo, quello suppongo come minimo. Tanto si lancia addosso Mimesi, diventa un'altra persona e si leva dai coglioni. Cioè, allora, facendo la riassunto di quello che è successo. Sì. Facendo un riassunto. Todd e Billy si stanno ubriacando a una locanda. Potentemente. Ma proprio tanto. Anche Billy, proprio. E non ci alziamo più. Slug e Slog hanno mangiato la regina delle Driadi insieme a 9 bambini e ha bruciato completamente la foresta. L'antichissima foresta delle Driadi, dei boschi popolata da esseri quasi immortali, durata millenni, bruciata completamente per 2 grassoni. Bene. E Bernie, niente, ha bruciato un bambino, fatto il rituale che doveva fare e se n'è andato. Ho cambiato identità e città. In un posto dove ci sono altri bambini. Noi andiamo in cerca di altro cibo. Dove c'è cibo noi andiamo. Posso dare il finale della storia? Va bene. Ha consentito di dare questo... Rexen, okay. Concluda. Allora, bene. Tecnicamente non si sa che fine abbiano fatto i bambini. A Morgel non si sa nulla. Si crede che siano stati bruciati insieme alle Driadi nel bosco di Karas. L'unico che viene incolpato della cosa è ovviamente Todd, perché è l'unico che è tornato in città dopo il disastro. Oh, io non sono tornato in città, mi sono ubriacato nei villaggi vicini, Rexen. Billy non gliel'avrebbe mai permesso di tornare in città, figurati. Ah, ok. È Billy, okay. Però. Ricorda che okay. C'è Billy. Ok, c'è Billy, è vero. Bene, quindi nella città di Morgel non sanno che fine hanno fatto i bambini né il nostro gruppo di eroi. Tra molte virgolette, il nostro mago Bernie viaggia di città in città alla ricerca di numerosi bambini. Si hanno notizie di lui nel corso dei decenni e anche dei decenni, va bene. Si hanno notizie di un mago simile a Bernie che viaggia di città in città, e ogni volta che viaggia di città in città sparisce qualche bambino in modo misterioso. Si pensi c'entri qualcosa con lui? Niente, due cose sono un po' collegate. In ogni città in cui lui va sparisce un bambino. Ma il fatto è che non si sa se sono sempre, cioè, se è sempre lo stesso mago, se è una cosa che fanno i maghi in generale, perché cambia sempre aspetto e... Si dice che nel corso degli anni abbia fondato anche un partito politico. Dico e non dico il nome perché sennò ci chiudono il canale.
Oddio. Di Slug e Slog invece si hanno numerose tracce, dato che viaggiando di città in città massacravano più o meno città e città. Minimo. Finché non sono stati magicamente fermati da un intero esercito di paladini e guerrieri. E sono stati incazzati come delle faide, e, diciamo, caricandoli al nome di Per il Master Vendetta Revenge of Karas. I due grandi eroi di Toby, in realtà, visto che Billy l'ha salvato, ubriaco fradicio. Todd, dopo quello che è successo e dopo aver, diciamo, non essere riuscito a diventare una macchina del sesso per le driadi, vaga di città in città ubriacandosi ogni volta e dicendo: io potevo essere il fallo di una driade, why not? E niente, pascola pecore e capre nei secoli dei secoli, finché la morte non lo prende insieme a Billy. The end. La morale della storia è mai fare il master. No, la morale è: quando iniziate una partita chiedete sempre l'allineamento prima, o al massimo fate voi personaggi. Giusto. Come doveva andare la storia in realtà? Con un party normale? Così. Allora, tecnicamente fino alla città delle driadi più o meno ci stiamo. Più o meno. Lì, certo, avrebbero tecnicamente dovuto salvare i bambini o unirsi alle driadi copulando come dei maiali. Quello c'era anche nella storia originale, tecnicamente. Niente, riportare indietro i bambini. Lo scopo era quello, prendere i bambini e riportarli indietro. Purtroppo è andato un po' a scatafaglio. Beh, no, lo scopo è stato: noi li abbiamo presi e li abbiamo riportati indietro. No. Poi non sono mai arrivati al villaggio, ma indietro sono tornati fino a un certo punto. Comunque, diciamo un buon 65% della strada. Più o meno c'erano, dai. Più o meno. Hanno cucinato molto vicino al villaggio, se proprio ti interessa. Era il nostro obiettivo fin dall'inizio. Abbiamo letto la frase della storia. No, guarda, quando hanno detto bruciamo la foresta, ho fatto. No, scherzo. Allora, chiedono la storia di Quit. Dietro il personaggio di Quit. Allora, il mio personaggio era un mago umano di 160 anni. O giù di lì. Non li stava più contando da un po'. Lui aveva scoperto il segreto della vita eterna, che richiedeva però il divorare anime di bambini. E quindi era costretto a muoversi di città in città, a fare un po' l'eremita. Che Wolfram arrivava lì, ti tirava una cena di quelle che ti faceva ribattare. E praticamente divorava un'anima al mese. Aveva bisogno di divorare un'anima al mese. Il fatto è che tutti i bambini di quel villaggio sono stati portati via, no? In un periodo del mese, cioè era praticamente finito il mese e lui doveva divorare un'anima, non aveva tempo di andare in un'altra città, insediarsi un attimo di nuovo, trovare un altro bambino, no? Eccetera, eccetera. Quindi doveva per forza andare a prenderli, perché se non divorava un'anima di un altro bambino entro fine mese, moriva direttamente, proprio caput, si spezzava l'incantesimo e crepava. Quindi io entro la fine della sessione dovevo per forza divorare l'anima di un bambino, sennò il mio personaggio sarebbe morto. Questa era la storia. No, non sei buono, cioè, nel senso, no, sono malvagio.
ma non hai detto buono prima. No, no, ho detto malvagio. Cazzo, cazzo di buono. Poi ovviamente tutta la charade. No, perché io sono... È tutta per evitare casini con gente. È la tecnica Johansen che io adotto spesso. È quella, appari pirla e poi minaccia di tirare una granata in casa. Funziona... Funziona così sempre. Ah, per i posteri, chi se lo sta chiedendo e per chi non l'ha... La storia, tecnicamente, è basata su... uno dei libri di The Witcher. Mi sembra che fosse La spada della verità, una cosa del genere. Non è una serie TV? No, 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 no. È una serie di libri quelli di The Witcher. Ah, sì, sì. Poi sono diventati un videogioco. Esatto. In realtà inizialmente sono diventati un film e poi un... Vabbè, però è complicato. Vabbè, dai, insomma. Comunque mi chiedono se ringiovanivo o se rimanevo vecchio. Rimanevo vecchio. Venivo bloccato, ero in stasi praticamente ad 80 anni. Poi vabbè, potevo cambiare il mio aspetto, quindi in realtà... Perché avevo mimesi come incantesimo che mi permetteva di modificarmi corporealmente, diventare un'altra persona finché non subivo dei danni. Cosa che non ho subito in questo... Vai! The Mister C ci fa notare una cosa. Ragazzi... Oh, sono i primi one shottare a non morire. Yes. Complimenti. E anzi, ad uccidere tutti. Grazie. No, ti credo, hanno fatto a pezzi tutti. A massacrare la gente. Ci sono domande per i fratelli Tusoni, ragazzi? Magari... che cavolo so, sul background... La mia fidanzata aveva una domanda per i fratelli Tosoni. Non c'entrate niente con i panettieri, Tosoni. Panettieri, perché? Al mercato, diciamo, dove abito io, c'è i fratelli Tosoni che vendono il pane, quindi... Ma è un cognome molto comune. No, vabbè, ragazzi, infatti non tanto perché sto prendendo per il culo, lo so, non c'entrate un cazzo. La spada della verità è anche una serie TV. Ragazzi, dai, avete domande? Però aspetta, è quella serie TV? No, sì, ragazzi, non citatemi La spada della verità, perché veramente no, no, aspetta, aspetta, il libro non me lo ricordo, aspetta, si chiama Slug Slug. Vi siete ispirati a Ciccio Bastardo? Sì, bravo, esatto, esatto. Come sono felice che qualcuno ha capito. Sì, ho visto dei meme in cui ci sono una specie di Conan, ma in realtà i personaggi sono due obesi giganti scozzesi, esatto. Diciamo, ragazzi, se lo possiamo dire, che comunque sono un po' più ispirati, diciamo, come comportamento agli ogri di Warhammer Fantasy, giusto? Sì, comunque più Ciccio Bastardo. Cioè, io inizialmente volevo fare una specie di mezzo bardo, cioè volevo suonare la cornamusa, che ne so, e fare picchiare un po', intanto usare anche la cornamusa. Picchiare con la cornamusa. Leone chiede: chi ha scritto quello del tomo dell'infondatezza delle critiche a me stesso, a me medesimo? Era Edoardo, giusto, dei due che ha scritto? No, Slug. Eri tu, allora. Okay. Ragazzi, non confondeteci, già siamo messi male. Marco, io. Leone ti fa i complimenti, si complimenta con te. Comunque il libro era... Il libro era La spada del destino, scusate, non della verità. Quintaro, Quit, ultima cosa, quelli che vincevano vengono avvertiti prima per prepararsi a Dungeon War e fare proprio PG, o gli aiutate voi? Guarda, di questo si occupa Luca al 90% delle volte, anche questa volta si è occupato Luca. Li contatta, gli aiuta nel caso non sappiano proprio come muoversi, o se sono più esperti comunque gli dà... Rex ha scritto l'ambientazione, ha scritto un mini paragrafo per spiegare un po' l'ambientazione. No. Diciamo che... E loro l'hanno stuprato. Sì, deciso, bambini, ok, mangiamoli, fine. Allora, diciamo che purtroppo
questa one shot è venuta un po' frettolosa, ragazzi, perché siamo stretti molto come tempistiche, perché il passaggio tra un gioco e l'altro è sempre un momento abbastanza... Infatti non abbiamo fatto il video per annunciare i vincitori, è stato un macello. Però di base la cosa è, chi vince viene contattato privatamente, gli si dice ciao, hai vinto! E i tosoni mi sono cascati giù dal pero quando li ho contattati. Mi sono proprio... Oh, che momento! Diciamo che lì si contattano i vincitori, gli si prende, gli si dice allora giocheremo insieme, questa è l'idea, che personaggio volete fare... Dipende poi, dipende molto da che cosa bisogna fare. Zenerette, per esempio, avevo chiesto a loro che cosa sarebbe ai vincitori, a quel giro avevo chiesto io che cosa gli sarebbe piaciuto fare. Da D&D avevo già l'idea, quindi gli ho chiesto di fare dei personaggi basandosi su quell'idea. Anzi, in quel caso fu facile perché usai i loro stessi personaggi che avevano inventato. Diciamo che varia molto, non è una cosa che si... una regola ben fissa, però li contattiamo prima, con calma. Kintaro X, si sa nulla su Roll Again numero 2? No ragazzi, purtroppo nulla, ma è ancora troppo presto. Il Croato, visto che il prossimo è Vampire, chi mastererà? Ciao! Torna Luca. A proposito di questo, io voglio ringraziare Rexen per 2 mesi e mezzo/3 mesi di masteraggio, nonostante all'inizio fosse avesse poca esperienza. Adesso ne hai un sacco, perché hai masterato per noi una volta a settimana con delle cose improponibili, quindi però veramente ha masterato bene, sono contento. Mi sono trovato bene. Riprendo in mano io i fili, perché Rexen preferisce giocare, ovvio, e io preferisco masterare. Quindi ragazzi, ognuno di noi torna a fare quello che preferisce. Semplicemente in realtà questo escamotage l'avevamo inventato perché ovviamente Luca era molto preso con Roll Again 1 e col fatto che doveva uscire al Comics e a Mantova e tutto, ed era un casino, quindi Rexen si è offerto, ha fatto vabbè, faccio io il master. Infatti ringrazio ancora Rexen per questo. No, dica, no, io mi fa piacere che vi sia piaciuto il masteraggio. Poi, comunque, mi ha permesso di giocare 3 personaggi diversi, cosa che non mi riesce quasi mai, 3 PG diversi. Sono contento che siano piaciuti anche a voi, visto comunque che sono stato ipervotato nel sondaggio, quindi proprio pam pam mi volevate. Scusate se non sono magari stato molto presente in questa one shot, ma ragazzi, i protagonisti erano i tosoni, erano loro i vincitori ovviamente, quindi non gli si può rubare la scena. cioè vuoi prostituirti alla fine, vuoi fare niente, cioè la one shot finiva lì nel momento in cui tu ti prostravi. Vediamo altre domande. Per caso qualcuno di voi viene al Comic Con? No, mi dispiace nessuno, Wanux. Il Croato, per il contest di Vampire, crediti di chiedere di creare un clan ai partecipanti? No, è troppo complicato. Se conosci Vampire, sono troppe variabili nei clan. E poi trovare qualcosa, cioè, è un po' veramente troppo complicato. Vampire, comunque, per Kintaro aveva chiesto come farete a fare Vampire, ovvero noi conosciamo solo quello in real life. Vampire, in realtà, quello che facciamo noi è una risistemazione del manuale, che in realtà è un GDR cartaceo duro e puro. Quindi Vampire in realtà nasce come GDR cartaceo, quindi è giocabilissimo tranquillamente. Ci sono un fottio di dadi, e quello è il problema, però va bene. Seth, Luca, Lord Wolfram, era veramente bello, grazie. Master, cosa è impossibile? Vogliamo un Aux Master? No, assolutamente. Dai, no, non faremo mai. Io mi rifiuto di giocare. Almeno una volta. Io mi rifiuto. Ah, ormai ho ripreso io in mano la cosa e basta, no, sitarella, porca miseria, sei sitarella. Infatti Rex è l'unica pecca che ti posso dire io da master, è che sei troppo buono,
Tu puoi fare un sacco di cose ai player. Luca ci avrebbe ucciso 8 volte. 8. In modi orribili che neanche Dark Souls. Mago l'avrei fatto proprio un porco spiro di frecce. Proprio a un certo punto ci girava 20 archi. Oh, salve! Non so, purtroppo una piccola pecca è che sono troppo buono. Sì, però ne escono delle cose epiche da questo punto di vista. Ti sei fatto ancora il cuore freddo del master. Ci vuole tempo. Esatto, no. No, ancora. È vero, ragazzi. Ricordiamoci il 18 maggio all'Excalibur Games. 18 maggio all'Excalibur Games a Milano faremo un evento tutto il pomeriggio, ragazzi, siamo lì. Rexen, tu lo prendi un trenino per venire a Milano? Appositamente la giornata. L'Excalibur Games è il 22 marzo, ma ti vengo a prendere in stazione? Non lo so. Vedo. Dai, se ce la faccio, vieni, why not? Il 18 che ti abbraccio tutto e poi ti rapisco e non torni più a Roma. No, no, buono che te così rapimenti eccetera, poi bruci tutto. Sì, la bruciatura del bambino finale era stata parecchio cattiva. Donnie Darko, il 18 maggio saremo fino a che ora sarete lì? Beh, fino a che ci siete voi, ragazzi. C'è la nostra idea di fare tutto il pomeriggio. Quindi, finché non chiude... I pochi rimasti potranno venire e farsi una birra con noi dopo l'Excalibur Games. Ora la vendetta di Rex verso Luca... Io credo che in realtà sia il contrario, ragazzi. E io sono un master stronzo. Poi, altre armi che avrebbero meritato molto. Allora, fatemi andare un attimo a prendere la lista. Allora, c'era quella spada con le farfalle che giravano attorno, mi piaceva un casino. Mi piaceva sia il disegno che la storia. Però lui ha detto che comunque il disegno non era da contare, se non mi sbaglio. La Fram era di la Fram qualcosa del genere. Comunque era un cognome stranissimo perché era di La Comunque, Frante. Dicendone qualcuno così in giro, Francesco Cinquegrana, Cappellaio Matto, sì. Flavio Armando, Stefano Radelli. Poi Salem, l'Afraismo Lafrante, Francesco l'Afraismo Lafrante, eccolo lì, l'Afraismo Lafrante. Poi Gianfranco Colucci, ce ne sono altri, ragazzi. Nilais mi piaceva un cifro, la maschera, ragazzi, la storia. Questo giro siamo stati molto più critici perché dovevamo subito selezionarvi, eravate troppi, ragazzi, 41 persone, quindi abbiamo dovuto iniziare veramente a anche fare se solo, anche se solo una cosa tempo. Anche se solo una cosa era poco originale, era scartata tra virgolette, almeno quello è il mio pensiero quando ho fatto le scelte che ho fatto, perché noi ringraziamo anche il cactus. Questo strano figuro nella nebbia che è venuto con un background da favorire, che non è mio fratello con un falso profilo, no, ma andiamo avanti. E niente, quindi veramente a questo giro siamo dovuti essere un po' più critici perché avevamo poco tempo e abbiamo dovuto per forza iniziare a selezionare molto brutalmente, purtroppo, ragazzi, però eravate veramente un sacco di persone, abbiamo superato i 40 partecipanti. Grandissimo successo. Poi altre domande, ragazzi, le ultime, poi andiamo a dormire veramente. Sì. Quit, domanda, tu dovresti essere al Comic Con, c'è pure Personal Gamer, se mi pagano vengo. Però se no devo lavorare, tesoro mio, perché mi panna a casa chi lo porta. Il croato, comunque, master, ogni volta che leggi le domande pronunci male il mio cognome. Il croato, di cosa sto sbagliando? Ah, le domande di V-Blog, ma brodo. La barba in Tackle era troppo stupida, vero? Parecchio. Sì. La barba diventava un elicottero che faceva altre cose. Anche se io adoravo com'era scritto il background della pistola multiuso. Piaceva un sacco perché era un sacco piratesco come era scritto.
Ah, sì, mi ricordo, ho visto multiuso. Kintaro, Master, penserete mai di aggiungere un'altra persona fissa nel gruppo? Non credo, al momento non credo proprio. Allora, il problema è Skype è estremamente pesante. Oggi ho scoperto che con 4 webcam riesco a reggere io la chiamata con una qualità estremamente decente in live, nonostante stia reggendo anche in live. Con 5 tentenna un po', con 6 secondo me Skype, arriva il produttore di Skype a casa e fa zio no. Ma poi capito. Ragazzi, ricordo anche che mettere insieme gli impegni di 6 persone, di 5 persone è già un casino. 6 persone diventa un ulteriore casino. E poi siamo tantini per giocare GDR. No, infatti ragazzi, io ho più di 4 persone il massimo che accetto nelle mie campagne, perché? Perché se no non si riesce a sviluppare il gioco. Esatto, purtroppo sì. Ci poi... Anzi, dico, cioè io i miei gruppi preferiti sono sempre stati formati da 3 persone. Poi in realtà a me era balenata in testa l'idea di fare 2 live a settimana, no? Magari dando respiro ai ragazzi e prendendo magari qualcun altro che partecipasse e cambiarli un po' e farli girare. Però faccio fatica a fare questo. Ragazzi. Non, allora, sicuramente avremo prossimamente, faremo delle live dove magari capita che una volta siamo in 6 e abbiamo un ospite. Anzi, prossimamente sicuramente avremo una live del genere. Ci saranno volte come che magari aumenteremo, andremo a 6, ma saranno eccezioni, ragazzi. No, veramente eccezioni saranno one shot, perché Guardino non vorrebbe giocare. Guardino. Allora, se Andrea ha voglia di giocare, io non avrei nessun problema, però finora mi aveva detto lui no, guarda, lasciamo perdere. Anche se in realtà in modo sottile ha partecipato a tutti i contest, almeno gli ultimi contest ci ha partecipato sempre. Quindi fateci sapere anche voi, scrivetelo, cioè, magari sulla pagina Facebook o altro, se vi piacerebbe avere anche Guardino in una delle prossime live. Ovviamente diranno tutti sì. Quello che stavo io in realtà volevo far vedere un po' anche come giocano dei player un po' più navigati. Quindi in realtà... Sarebbe stato bello mettere assieme proprio gli Evil per una giocata rimpatriata. Allora, come The Evil Company, noi siamo molto più radati come giocatori di quanto io non riesco comunque ad esserlo con i ragazzi di Ice Games Italia, ma per me era questione di tempo. Sì. Anche se mi sono ovviamente trovato benissimo con i ragazzi di Ice Games Italia, non batte 5-6 anni di giochi di ruolo con i miei amici, quindi ovviamente non c'è la stessa interazione. Io per esempio ancora mi stupisco di alcune giocate che mi fanno i ragazzi, nel mio gruppo invece so perfettamente, c'è una complicità assoluta ed è una cosa che si raggiunge solo con negli anni, sia mai che non lo faccio. Secondo me tu non capirai mai le giocate di Tia, ma proprio mai. Perché se riesci a pensare a qualcosa di sbagliato, lui fa il peggio. Aspetta, di quale Tia stai parlando? No, Tia, Naux. Tia, ok. Non Tia Requiem, perché... Brighella, ti conosco. Requiem è proprio bravo. Vogliamo anche il Ninja Assassino. In realtà, ragazzi, mio fratello ha partecipato a questo contest in maniera sotto false identità, come il Cactus. Il contest è aperto a tutti. Ovviamente Guardino lo teniamo un attimo fuori, perché insomma facciamo cose di disegno e vincerebbe sempre lui. Quindi, cioè, senza nulla togliere a voi, ragazzi, però cazzo, Guardino. Manaux è sempre così anche offline? Cioè... ragazzi, non diremo, non chiedeteci cosa pensiamo delle vostre singole armi, degli oggetti, delle vostre partecipazioni al contest, perché non è questo il momento. Ragazzi, sono lontante, veramente troppe. Io volevo sapere il mio lasso. No, ragazzi, mi dispiace. Neanche Now capisce le sue giocate. Chi non vorrebbe Guardino? Prossimo contest cosa farete? Io in realtà avevo un'idea.
Però la ne parlerò ai ragazzi perché è particolare come idea, però mi piacerebbe. Ricordiamo che tutti possono partecipare in contest, anche chi ha precedentemente vinto il contest, ma ovviamente sapete benissimo anche voi, guardiamoci in faccia. A noi ci piacerebbe fare poco alla volta girare tutti, quindi insomma, è Ovvio. ovvio che difficilmente ci saranno i fratelli di Tosone nel prossimo giro, a meno che veramente non sono i più spettacolari del mondo. Diciamo Però che ora col terzo contest potremo iniziare a reinserire, a riprendere in considerazione magari un po' di più Nilay, Silbarog. Però facciamo vorrei girare. partecipare con tutti voi, quindi poco a poco appunto poterli fare con tutti, non per mettere in corda chi ha già partecipato ai contest. Ragazzi, partecipate, fatelo, siamo felicissimi della vostra partecipazione, però ovviamente qui siamo per divertirci tutti, tutti. Luca, motivo Poi per dimmi. la quale ci vedremo il 18 maggio a giocare come dei pirla. Sta. Spara, Marco. Che ci dici del fumetto Fanmade? Allora, il fumetto Fanmade, lasciateci il tempo di iniziare a impostarlo bene, ma abbiamo iniziato le prime prove con i 12 volontari disegnatori, 12, e credo che Cazzo, ancora manco manchi Save qualcuno. the Children ne ha così tanti, ragazzi, figa. Con i 12 volontari del fumetto, poco alla volta lo inizieremo, ragazzi, otterremo ovviamente aggiornata tutta tutto il gruppo, tutti i fan di Dice Games Italia, e promette bene, ragazzi, promette veramente, veramente bene. Magari faremo anche un piccolo sondaggino aperto a tutti per chiedere che cosa vi piacerebbe vedere, e non iniziate già a mettere io vorrei vedere questo, questo, questo. No, è su un tema particolare, quindi finché non lo chiediamo noi, non vi scartabellate la mente, non c'è bisogno, però procede e prossimamente inizieremo a far uscire le prime cose. La Quindi, possibilità c'è, signori, ragazzi. yes. Anzi, tu mi devi invitare al gruppo segreto, segretissimo dei cosi, perché io non ci No, sono neanche. assolutamente, io che qui non veda nulla. Ovviamente, tra l'altro, i Tosoni sono con noi, sono tutti i volontari del fumetto Fanmade. Perché Ci sono disegnano altri molto volontari bene. che ho visto che ci stanno seguendo ancora adesso. Quindi a tutti voi, ovviamente, vi ringrazio tantissimo. Stiamo per iniziare un percorso. Io vi bastonerò a morte, perché sappiatelo, sono il peggiore dei redattori. Sono il più stronzo dei redattori. Confermo. Infatti il gruppo E si chiama l'undicesimo girone dell'inferno. quindi. Red Seven Fly è la prima live che sto seguendo e sto guardando la compagnia di Linetto. Amo il nano amante di birra e soprattutto che bello aver visto per primo una storia così toccante. Red, evita la pirla nera. Piccolo Non è vero, è consiglio. bello. Allora, dipende. Se ti piace FaVJ, guarda la pirla nera perché non arriva a quei livelli. Quindi potrebbe anche divertirti. Allora, non so se con questo commento perderemo utenti o le acquisiremo. Ah, non lo so. Entrambe le cose, probabilmente. Sì. Che bella. Concludiamo qui, ragazzi. Sono cotto. Yes. Se avete qualche ultimissima domanda per i fratelli Tosoni, e soprattutto, fratelli Tosoni, come vi siete trovati? Abla, abla. Dai, Mi dici cosa avete ne visto bene. pensate dell'aver giocato con me il master e Rexen come master e tutto. Vogliamo sapere cosa Se pensate di dovete tutti. Date un voto. farlo, mentite. Esatto, date un voto che siano tutti alti, per Dio. No, ragazzi, è stato fantastico. Cioè, per me è stato un onore di essere diventato un tassello di questo mosaico. Mi sembra che qualcuno l'abbia detto. Vabbè, comunque, veramente io mi sono divertito molto. Anche Marco, penso. Sì, certo. Ovvio. E anche per me è anche un onore collaborare col fumetto Fanmade. Cioè, grazie a Luca Bellini. Cioè, Ah, siamo aspetta, anche. non ho ancora iniziato a tarellarti.
aspetta a ringraziare. Guardate che gli evil sono diventati evil perché per colpa sua. Prima era The Good Company. Esatto. Volevamo chiamarla The Very Bastard Company, però poi abbiamo detto forse un po' troppo. E ora abbiamo fatto solo The Evil Company. Ma ci sta. Comunque sono contento che i fratelli Tosoin si siano trovati bene. Hanno fatto dei personaggi che hanno sputtanato totalmente la storia di Rexen. Però sono i primi a essere sopravvissuti. Slug e Slug, quando me l'hanno proposta come idea all'inizio, me l'avevano messa giù in modo bastardo, in modo sbagliato. Hai presente Ciccio Bastardo? Io ho detto no. Sì. Ho detto no. Poi me l'hanno messa giù in questo modo, questi due fratelli gemelli in stile ogre di Warhammer Fantasy, e invece mi sono piaciuti un sacco, perché sono totalmente folli, ma folli in quel modo che è giusto. Roba che se era così la pirla nera era più sensata. Se c'erano personaggi del... L'idea era quella. Follia, ma giusta. Con la giusta punta di cattiveria realistica. Perché alla fine, l'hanno detto fin dall'inizio, volevano mangiare i bambini, hanno mangiato i bambini. Va bene, signori, quindi io direi che a mezzanotte e 28... Dici, Rex, dici, che bello cosa. No, in senso che bello, la mia storia è andata a puttane, ma avevo una ragione per andare a puttane. Ogni volta che finiamo una campagna, Rex è sempre triste, perché noi gli mandiamo la storia veramente a quel paese. Cioè, 2 su 3 gliel'abbiamo proprio fottuta alla grande. La prima nel vero senso della parola è stata stuprata e lanciata in giro. Quindi vabbè, dai, l'altra andava bene. Sì, la seconda andava molto bene. Questa in realtà è un buon master, impara sempre che cioè, alla fine sono i giocatori che seguono. Ti dirò, nel primo live di Roll Again, proprio il primo live di non di Roll Again, di Roleplay, che è quello alla quale ci siamo ispirati, per chi non volesse sapere, di D&D, c'era tutta una storia basata su una spada magica e un globo magico. Il chierico ha spaccato il globo. E quindi il master li ha fatti girovagare per tipo 2 mesi per la landa a cercare missioni, perché non c'erano più quello, non c'era più la quest principale. Quindi sì. È stato divertente. Sono quelle cose che ti migliorano la giornata se sei un master. Ciao. È stata epica lo stesso, però. Sì. Comunque, un altro obiettivo era mangiare Billy. quello non ce l'hanno fatto. Billy si è salvato. Questa è facoltativa. Facoltativa, vabbè. Ragazzi, direi che qui è il caso di chiudere. Grazie mille per chi è rimasto con noi fino adesso. Fino a quest'ora tarda. Signore e signori, noi siamo i Dice Games Italia. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao. Wow. Oh yeah. Che bello, non c'è Amy Rock, non dobbiamo fare facce idiote. Che figata. Ci odieranno. Quando sentirà questa frase se la legherà al dito e dovremmo fare 20 facce in un live solo. Oh cazzo. Vabbè. No. No. No.